Dopo 5 anni dalla legge del 2011 noi facciamo il punto della situazione, un punto che abbiamo fatto tutti assieme, cioè non siamo noi amministrazione, ma è tutto il mondo, gli imprenditori, i sindacati, le istituzioni scolastiche che in questi anni hanno lavorato assieme. Quindi il primo punto è un metodo, si lavora insieme. Secondo metodo, si lavora insieme con un obiettivo, i ragazzi e il lavoro dei ragazzi. Terzo metodo, si affrontano i problemi complessi in modo complesso, cioè tutta la gamma delle attività educative e formative integrate fra di loro e non separate, tutte le attività educative e formative dai livelli di base fino al oltre l'università. Questo è il punto che io credo importante anche dal punto di vista politico. Insieme, credo che questo sia importante in un momento generale in cui prevale di molto la frammentazione, non solo a livello italiano ma anche europeo. E quindi questo è il segnale che vogliamo dare. Noi abbiamo in questi anni lavorato sul concetto di integrazione, integrazione e inclusione. Quindi noi rafforziamo per un verso l'idea dell'inclusione di coloro che rischiano di rimanere fuori dal cambiamento, ma dall'altra parte dobbiamo accelerare il cambiamento. Cambiamento che è la nuova rivoluzione industriale che abbiamo davanti, la nuova incertezza che abbiamo a livello globale. Queste cose si affrontano dandosi degli obiettivi come regione. Il nostro obiettivo è molto chiaro, una regione ad alto valore aggiunto. Quindi l'occupazione come risultato del valore aggiunto. Il valore aggiunto si fa con competenze, educazione e ricerca.